quali sono le strategie dei genitori per portare, per accompagnare i figli al successo? Perché l'aspirazione di ogni genitore è vedere proprio i figli felici, realizzati, e per questo spesso sono disposti a tutto. Ma quanto influisce il contesto familiare nel successo di un figlio? Prima di chiederlo a Filippo Petruccelli, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Cassino, parliamo con Marina Di Guardo, scrittrice di romanzi, ma qui in veste di mamma Chiara, della mamma di Chiara Ferragni, che ci può raccontare un po', diciamo così, la sua esperienza sul campo. La storia di Chiara è nota a tutti. Da piccolina ovviamente non aveva il suo cellulare, ma il cellulare poi è diventata l'arma del suo successo. Giusto? Certo. Lei l'ha accompagnata in questa sua strada? Ma io devo dire che ho fatto tutto da sola. Io probabilmente a livello subliminale ho dato degli spunti, ho dato magari forse il discorso della passione per la moda, perché ho lavorato per un noto showroom milanese per tanto tempo, e probabilmente proprio per questo motivo è stata forse spinta al mondo della moda. Sono anche appassionata di fotografia, quindi probabilmente anche questo c'entra molto. Ma in realtà Chiara ha fatto tutto da sola, perché è una personalità molto spiccata, molto forte, quindi non aveva certo bisogno di essere spronata da me come mamma, come appunto educatrice eventualmente. Spronata, però il sostegno insomma c'è stato, certo. Chiara ha quasi 10 milioni di follower, quindi insomma ha un certo peso. Filippo Petruccelli, una ragazza sicura, determinata. Secondo lei, sicuri, si nasce oppure si diventa? Ma si nasce sicuramente in parte, ma lo si diventa soprattutto, cioè nel senso che come un seme che può essere determinato, la cui crescita può essere determinata dal terreno, così anche i nostri caratteri, che sicuramente hanno a che fare col biologico, ma poi è l'ambiente che decide se io riesco a raggiungere dei risultati o meno. Quindi probabilmente una mamma sicura, una famiglia sicura, con una visuale aperta, certo, verso il futuro, in qualche modo. Nell'ambiente la famiglia è fondamentale, nel senso che ci deve dare quella sicurezza che in realtà, senza la quale possiamo essere anche dei geni, ma non verremmo mai riconosciuti dal mondo come tali. Quindi è più importante, secondo lei, assecondare o indirizzare una figlia verso la strada che vuole intraprendere? Certo, ma io trovo che sia assolutamente importante assecondare, perché io credo che i ragazzi sappiano già dentro di sé che cosa vogliono diventare, o quantomeno forse in maniera molto confusa, un nocciolo confuso che piano piano si schiuderà e germoglierà. E noi, credo, noi genitori non dobbiamo assolutamente riversare tutte le nostre aspirazioni, magari così un po' frustrate, che avevamo, quello che noi volevamo diventare, ma semplicemente cercare di accompagnarli nel loro cammino, di incoraggiarli sempre, di farli sentire in grado di fare qualsiasi cosa. Io credo che questo sia un po' forse la strada da seguire. Professore, abbiamo parlato degli effetti positivi, ma ci possono essere anche degli effetti, diciamo così, collaterali, negativi, no? Sì. Con una famiglia presente. Con una famiglia troppo presente significa esporre il ragazzo, diciamo, a una pressione che non va bene. Immaginiamo i ragazzi che hanno i pomeriggi completamente pieni da appuntamenti che i genitori hanno preso per loro. Prima la palestra, poi il calcetto, poi questo, quella. È molto sbagliato, a volte dalla noia, da un po' di noia nascono le idee migliori, cioè come insegnano anche i pedagogisti, cioè nel senso che bisogna lasciarli un po' in pace prima di riuscire a capire che cosa vogliono veramente fare loro. Ci vuole il giusto equilibrio. Certo. Antonia Varini dal web, che cosa ci racconti a riguardo? Beh, Valentina, sicuramente c'è una mamma tra tutte che ha aiutato la figlia, anzi le figlie. Lei è Carol Middleton, con la figlia, la vediamo in questa foto, con Kate e Pippa Middleton. È stata Carol a spingere la figlia innanzitutto a, pare, secondo il Daily Mail, a cambiare università. Lei era iscritta ad Edimburgo, poi cambiò e andrò a St. Andrews per cercare di entrare nello stesso corso del principe William, così fu, e da lì pare che nacque la storia d'amore tra i due. Sempre Carol poi cercò di convincere la figlia ad aspettare William quando si prese, diciamo così, un periodo di pausa prima di sposarlo.
Guardo, torniamo a noi, alle sue bellissime figlie, perché ricordiamo, c'è Chiara, c'è Valentina, c'è Francesca. Come è riuscita a conciliare la sua vita? Ha lasciato il lavoro appena è nata la prima figlia? Ci racconti un po' la sua storia Ma di mamma. Ma in realtà lavoravo e ho lavorato fin quando non ho avuto la terza, che però è nata prematura, quindi ho dovuto seguirla in maniera particolare, non perché avesse qualche problema, ma per i dovuti controlli. Abitando poi a Cremona, che è molto lontano da Milano, ero anche un po' affaticata a fare avanti e indietro tutti i giorni e ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla mia famiglia. Erano tre ragazze, quindi era un bel numero. Sarebbe da fare. È stata una rinuncia che mi ha veramente costato molto, però credo di aver fatto un'ottima scelta perché ho potuto seguirle davvero nel loro percorso di crescita e credo che anche loro siano consapevoli di questo. Ovviamente, fossi vissuta a Milano, probabilmente avrei sicuramente potuto continuare a lavorare. È stata una scelta dovuta anche proprio al discorso pratico. Professore, allora, che consiglio possiamo dare ai genitori per aiutare i figli a realizzarsi? Beh, svelerò un segreto educativo, cioè nel senso che, forse è banale, nel senso che bisogna assolutamente utilizzare il premio, il rinforzo positivo, e mai la punizione. Vale molto di più rinforzare un comportamento positivo che non interrompere, bloccare o punire un comportamento negativo per il futuro di un ragazzo, perché gli rinforza l'autostima, gli dà la possibilità di crescere in un'atmosfera tranquilla, rilassata e che lo sostenga. Marina, ultima domanda perché siamo un po' curiosi. Preparativi per il matrimonio tra Chiara e Fedez? Procedono. Quando è la data? Ancora non si sa, è da stabilire. Speravamo in un'anteprima. Grazie a Filippo Petruccelli e Marina Di Guardo. Ora parliamo.